Fede, arte, storia, tradizione e cultura a Taranto con il Mysterium Festival. Ne parliamo questa mattina con il suo co-direttore artistico, il maestro Piero Romano. Buongiorno maestro, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Allora, come fede, arte, storia, tradizione e cultura si fondano nel Mysterium Festival di Taranto? Beh, intanto il Mysterium Festival è un atto di fede in sé, perché è un modo per pregare, è un modo per raccontare attraverso la musica, naturalmente, la fede nei confronti del proprio Dio, ma della propria religione. E poi si fonda con la tradizione e la cultura perché raccontiamo la storia dei popoli, raccontiamo la storia della fede, raccontiamo la cultura, no? Attraverso la musica, attraverso le lingue. Pensate che sino ad oggi abbiamo potuto pregare attraverso la musica in tantissime lingue, in ebraico, in inglese, in francese, in spagnolo, in cinese mandarino, in latino, ovviamente anche in italiano. Pensate quante lingue sono state cantate a fine di preghiera, in questo Mysterium, e quanta comunità e quanta tradizione c'è all'interno. E poi c'è l'arte del sacro, attraverso la letteratura, attraverso l'esposizione di Georges Noël, un grandissimo pittore che ha voluto rappresentare attraverso l'essenza degli ambienti. La cosa bella che mi ha colpito molto di Georges Noël è capire come lui raccontasse non l'ambiente o l'immagine, ma l'essenza di quegli ambienti e di quelle immagini. E poi avremo Umberto Galimberti che attraverso il suo libro Le ombre del sacro ci racconterà come i vari popoli hanno maturato il senso della fede, il senso della religione, agganciandosi, radicandosi e anche contestandola, ma alla fine naturalmente ritrovandola. Quindi il Mysterium è un po' tutto questo. Abbiamo questa sera, e lo abbiamo avuto anche ieri sera, una pagina memorabile di Arnold Schoenberg, un sopravvissuto di Varsavia, che racconta attraverso le parole disperate di un sopravvissuto, ma disperate dallo stesso compositore perché aveva perso in un lager nazista il suo nipote. E attraverso la musica, attraverso queste parole, abbiamo un documento storico musicale meraviglioso, naturalmente per le future generazioni. Quindi tutto questo è fede, arte, cultura e tradizione. Maestro, quest'anno siamo giunti all'edizione numero 10, allora vuole raccontarci un po' l'evoluzione di questo festival, come è cresciuto nel corso degli anni? Ma intanto il festival era nella mente già da parecchi anni. L'idea nasce addirittura nel 2000, l'anno del giubileo in cui l'Orchestra della Magna Grecia è stata presente a rappresentare anch'essa il giubileo, il sacro attraverso la musica, con un oratorio che di Nino Rota, La vita di Maria, che fu rappresentato dall'orchestra nel 2000, 30 anni esatti dalla prima e unica esecuzione integrale di questo oratorio. E quindi fu un'esperienza bellissima. E vedere la città di Roma che poteva vantare durante tutto l'anno una immensità di repertorio sacro di tutti i generi, di tutte le espressioni culturali, popolari, tradizionali, ovviamente mi ha dato l'idea di poter rappresentare anche a Taranto, perché Taranto ha questo forte legame, questa forte attrazione che porta, diciamo, la comunità a vivere il triduo pasquale con le proprie processioni, proprio con le proprie ritualità, il senso di comunità. Noi ci sentiamo comunità, durante queste processioni, ci ritroviamo a fianco a queste processioni che hanno una tradizione centenaria, secolare. E allora creare un'offerta culturale e artistica a fianco a questi riti, naturalmente che partissero già da un periodo precedente, e infatti anche questo è importante, no? Estendere l'offerta culturale nel periodo superiore al Triduo Pasquale, questo ci ha permesso naturalmente di maturare nel tempo alcune dinamiche, tra cui quella di poter far sì che il festival fosse sentito proprio dai cittadini, così come si sentono i riti della settimana. Ovviamente è Certo. un'esperienza che dobbiamo maturare ancora, non bastano 10 anni, però il fatto di portare
il festival in tutti i quartieri della città e in tutte le parrocchie, nelle varie edizioni della città, questo naturalmente è stato una politica e una dinamica corretta e naturalmente rispettosa della pluralità della stessa comunità. La forza del Mysterium Festival è davvero quella di essere un festival multidisciplinare che, come appunto emerge benissimo dalle sue parole, Maestro Romano, è un evento che vuole davvero rafforzare l'identità di una città che è Taranto, l'identità di un territorio. Ah sì, la multidisciplinarietà e la multistilisticità, ecco, è stato importantissimo per il Mysterium Festival. Come dicevo, l'esposizione di Georges Noël, ma anche il Mysterium Film che rappresenta attraverso le pellicole cinematografiche alcuni temi toccanti, oppure diciamo, il reading di Umberto Galimberti di quest'oggi, il premio del Mysterium. Abbiamo veramente una serie appunto di incontri, tra l'altro anche quello per esempio importantissimo al Museo Archeologico con Anna Ferruzzo, che non dobbiamo dimenticare. Abbiamo una serie di offerte multidisciplinari che poi sono il modo per declinare il sacro in tanti aspetti. E questo sorprende perché poi è un modo appunto per ritrovare la propria spiritualità e la propria fede in ogni piccolo aspetto della nostra vita. Maestro, lei ha giustamente citato le tradizioni che in questi giorni vedranno coinvolta la comunità di Taranto, ma più in generale il territorio limitrofo. Mysterium, tra l'altro, poi è cominciato l'8 di marzo e culminerà proprio, finirà la domenica di Pasqua, dunque il 31 marzo. Immaginiamo che ci sono degli appuntamenti speciali legati anche alla ricorrenza della Settimana Santa, appunto, che sono in programma in questi giorni. Sì, assolutamente. Intanto questa sera ci sarà la replica di Oppressione e Libertà, che è appunto, come dicevo, questa pagina di Schoenberg, meravigliosa, affiancata dalle pagine di John Rutter e delle pagine di Williams e in prima assoluta del maestro Maurizio Lomartide, che tra l'altro è anche direttore. Poi domani ci sarà un concerto molto bello, molto interessante, dei Neri per Caso, che si incontreranno sul palcoscenico col coro giovanile pugliese in una prima parte del concerto, e questo è anche un modo per lasciare sul territorio questa straordinaria esperienza dei grandi artisti, no? Creare sempre queste connessioni. Pensate all'orchestra giovanile che ha rappresentato la messa in do minore di Mozart, o al coro di Voci Bianche che proprio questa sera, ieri, hanno cantato alcune meravigliose pagine di John Rutter e anche il Va pensiero di Verdi. Quindi pensate a quanto i giovani e naturalmente la comunità attraverso le loro famiglie stanno rappresentando. Quindi questa settimana arriveremo poi al giovedì e al venerdì, dove ci saranno le processioni. Il Mysterium si fa piccolo piccolo e diventa solamente una rappresentazione di alcuni momenti artistici, come per esempio il Tableau Vivant di Artemisia Gentileschi, oppure Isobel Cara che canterà, racconterà attraverso la musica alcuni aspetti sempre sensibilissimi, come per esempio il La Chorus con il progetto Love Theory. E questo è un modo per, con delle micro momenti culturali, infatti dureranno 30 minuti e si ripeteranno durante il pomeriggio e la sera, affinché naturalmente la comunità possa vivere le proprie processioni e fare delle piccole pause per vibrare attraverso l'arte e la cultura. Maestro, lei è ideatore, fondatore e direttore artistico dell'orchestra ICO della Magna Grecia. Ci racconti un po' la storia di uno dei principali punti di riferimento dei giovani musicisti del Mezzogiorno? Fortunatamente non sono il solo fondatore, perché la fondazione l'ho condivisa insieme ad altri straordinari musicisti, e mi permetto di ricordarli come Certo. Leonardo Presicci, Maurizio Lomartide, Marcello Forte, Rocco Brandonisio. In realtà eravamo un gruppo cameristico e avevamo deciso di portare nel nostro territorio ciò che vedevamo andando a studiare all'estero o comunque in altre parti d'Italia. E quindi, quando abbiamo cominciato a lavorare facendo delle semplici masterclass, cioè portando i nostri maestri nel nostro territorio, cioè andando, anziché andare solamente noi fuori, portavamo i nostri maestri qui e permettevamo ad altri ragazzi di partecipare a questi corsi di perfezionamento, grazie a un maestro che ci disse: se voi organizzate un'orchestra
mi offro un concerto per violino e orchestra, e allora cominciamo a pensare a creare una nostra orchestra. In realtà la prima volta ospitammo un'orchestra e andò talmente male, ma talmente male, che decidemmo a quel punto di intervenire in maniera diretta e creammo l'orchestra. Io ero il più incosciente perché, essendo pianista, non sapevo la dinamica orchestrale. Gli altri, invece, essendo musicisti, dicevano: "Ma guarda, Piero, è molto difficile fare un'orchestra, è estremamente complicato." Ma ovviamente la mia incoscienza ha permesso loro di mettere in pratica la loro saggia e la loro esperienza. E quindi insieme siamo riusciti a creare un'orchestra che, facendo un concerto nel 93, pardon, nel 93 è arrivata a fare oggi 140-150 concerti in media l'anno. Quindi veramente tanto lavoro. Evviva l'incoscienza, È allora, vero. maestro. Sì, è vero. Bene, noi la ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi, per aver trovato un po' di tempo da dedicarci, ma davvero ci tenevamo molto a parlare del Mysterium Festival di Taranto. Grazie, allora ricordiamo, fino al 31 marzo, quindi stiamo vedendo anche delle immagini poi di repertorio delle edizioni passate, quindi davvero tanti motivi per visitare la nostra bella Puglia in questo periodo, in questa settimana ricca di tradizioni e di eventi. Grazie al maestro Piero Romano, co-direttore artistico del Mysterium Festival. E ci vediamo a Taranto. Grazie, grazie, buongiorno e auguri per questa settimana santa. Grazie anche Grazie. a lei, buon lavoro. Volevo prendere a prestito per Sì. chiudere, Paola, le parole dell'arcivescovo Monsignor Miniero, che ha definito appunto il Mysterium uno dei festival pasquali più importanti a livello nazionale. La cultura vista e rappresentata come volano di un territorio che anno dopo anno si afferma attraverso programmazioni sempre più importanti e autorevoli. Ed è dunque, insomma, come dire, un endorsement, come si dice Certo. in gergo politico, abbastanza importante. Noi questa mattina lo abbiamo voluto raccontare attraverso le parole del co-direttore artistico. Allora, andiamo in pubblicità, a meno che non ci sia qualche foto, però insomma siamo già in fase pubblicitaria. Ok, andiamo lì nella regia, ci fermiamo qualche istante, poi torneremo di nuovo insieme per proseguire il nostro appuntamento di oggi. State con noi.